Sartori da Maguolo sotto canestro, si libera, gira in semigancio, realizza, 97 a un minuto dal termine, ultimi 60 secondi per la Stefanelli in Serie 2, anzi c'è ancora la partita ma non fa niente, si pensa già ai prossimi playoff. Grandi applausi, Piluti si abbraccia con Colmani che ora è entrato nel recinto e abbracciato da parte dei suoi ex compagni. Tiro sbagliato, l'1 più 1, Volpi si recupera questo rimbalzo, 56 secondi, 97-73, con una bomba si arriverà a quota 100. Bianchi, Zini, cerca penetrazione, perde la palla, cerca il tiro, segna e Zini, primo canestro in Serie A, 99-73, ben poche, sbaglia. Ancora Bianchi, subisce un fallo, 25 secondi al termine, tutto è pronto per la grande festa. Ormai il pubblico sta per entrare in campo. Zoro, che significa per te, triestino, andare nuovamente in Serie 1? No, non ho parole, giuro, non so che cosa dire, giuro. 100 punti da parte della Stefanelli, 173. Ormai il pubblico è tutto in campo. I giocatori devono ancora finire, mancano 25 secondi alla fine. Volpis perde la palla. Ormai il pubblico tutto ai margini del campo. Sta per finire, 10 secondi, 173. Tutto è pronto per la grande festa. 4, 3, 2, 1, termina! Termina la partita, invasione da parte del campo. Stefano! Sette secondi, ormai disperata la Stefanelli, un minuto alla fine, 5 punti di vantaggio Segafredo, che vuole giocare la palla fino alla fine, 10 secondi ancora, deve giocare sotto canestro, Brown realizza il canestro della vittoria, secondo me 40 secondi alla fine, più 7, Bertolotti, Jones, tiro a due punti, sbaglia, rimbalzo addirittura da parte Bullara che va a contropiede, tiene la palla, ormai la Stefanelli retrocede in Serie B1, fallo di Bertolotti. Solo due parole perché il pubblico triestino si aspetta qualche parola da Stefanelli anche nel momento più brutto. E cosa vuole che vi dica? E l'unica cosa spiacevole è che in ultima ci sono stati degli episodi che forse la tensione era un po' eccessiva e quindi ci siamo trovati su una situazione un po' tesa. La partita, l'avete visto, potevamo chiudere al primo tempo, non siamo riusciti, però ha giocato meglio, complimenti a Gorizia. L'ultima cosa, lei sicuramente in cassetto aveva due soluzioni, la permanenza in Serie A2 e la retrocessione in Serie B. Adesso siamo in Serie B. Ha già pensato cosa fare? Adesso è un momento un po' delicato per dirle, vedremo un po', insomma, lasciatemi un attimo che mi... L'importante è una cosa, che il pubblico triestino sappia che Stefanelli ha già qualcosa pronto per la Serie B. No, bene. So che è grave, però il pubblico vuole risorgere. Cercheremo di fare il nostro meglio.
Ricordo 3 anni fa, quando lei scendeva dalla tribuna, dopo la sconfitta contro Gorizia, le avevo chiesto, c'erano 2 progetti nel cassetto. Uno se si restava in Serie A2, uno se si andava nella B. Tanjević ha detto, per fortuna siamo retrocessi. Beh, alla luce dei fatti di oggi sì, c'è voluto una gran forza di volontà e di carattere, io sono un testardo e siamo riusciti a ottenere risultati, per fortuna, perché siamo partiti da zero, abbiamo rifatto la squadra e oggi i risultati credo che parlino da soli, cioè credo che sia mai successo che una squadra dalla B vada in A1. No, non è mai successo. Possiamo paragonare a questa vittoria a un suo successo professionale? Ma sai, io dicevo che a volte, mi ricordo tempo fa, quando 3 anni fa dicevo non riesco a capire, perché uno che lavora bene, che cerca di lavorare, prima o dopo i risultati vengono. Certamente quello che ho capito è che di mettere della gente, dei personaggi miei di fiducia, abbiamo cominciato a lavorare in tutta umiltà, in anche sotto in segretezza in un certo senso, sottofondo, piano piano, e poi abbiamo visto che lavorando bene prima o dopo i risultati devono venire. Sarajevo, 1200 metri di altitudine. Questo è il posto scelto personalmente da Bogdan Tanjević per preparare il grande rientro del Stefanel nel mondo del basket di Serie A. Cinque anni e mezzo fa, proprio nello stesso albergo, aveva sede il villaggio olimpico dei giochi invernali 84, quando Paoletta Magoni era riuscita a conquistare una insperata medaglia d'oro nello slalom. Ambiente ideale per le preparazioni atletiche, con chilometri e chilometri di sentieri in mezzo ai boschi, in stretto contatto con mondi diversi, come la squadra di calcio del Kuwait, la formazione di pallavolo turca, per poi concludere con i campioni d'Europa di basket della Jugoplastica di Spalato. Tutto bene per atleti non abituati ai divertimenti del mondo occidentale, mentre per i giocatori della Stefanel, dopo 8 giorni di ritiro, affiora prepotentemente la classica nostalgia di casa propria, ricordando una comune passeggiata serale a Barcola come il più ambito sogno proibito di questo ritiro. Tutto era stato ampiamente preventivato dallo staff tecnico della società, sicura di aver operato per il meglio in vista di un campionato ad alto livello, come il presidente Giuseppe Stefanel si aspetta. Entriamo ora nello spirito del ritiro, facendo parlare i protagonisti e, come diceva un recente spot pubblicitario, Stefanel, in scena da protagonisti. Almeno speriamo. È precisa già dal tempo, già dall'anno scorso, non ci sono proprio le improvvisazioni o nessun discorso del genere. Preciso compito è di sviluppare i migliori giovani 3 giocatori nostri, senza dubbio sono Piluti, Cantarello e Sartori, e dargli appoggio con 2 americani. Normalmente, come siamo abituati, noi giochiamo in 10 giocatori e non sarà nessuno da stare in campo, non so, 40 minuti e altri da guardare. Ognuno dei nostri giocatori che partiranno dalla panchina sarà protagonista. La scelta di Piluti playmaker è una scelta futuribile e sulla quale noi contiamo molto. Non vale. Che tremenda, pazzesca. No, Claudio è sicuramente un giocatore che può giocare in qualsiasi ruolo. È chiaro che playmaker dovrà lavorare sopra parecchio, perché credo, finora non ha avuto moltissima esperienza. Ma ci credi? Ma io sì, ci credo, perché se ci crede l'allenatore, perché non dovrei crederci io?
riflessione sul ritiro del Sarajevo è abbastanza eloquente. Mancano quanti giorni all'Elba? Mancano ancora 9 giorni, compreso quello di oggi. Ne abbiamo già fatti altri 6. Adesso cerchiamo un po' di finire questi 9 giorni per entrare in forma per l'inizio di campionato. Hai deciso tu di giocare in Italia o tua moglie? Who decided to come to Italy to play? You or your wife? What? It's a hard one. That was probably one of the hardest questions he's asked me. Quello più difficile che ha chiesto. Ma è contenta? Is she happy about it? Yeah, she's very happy about it. I would have to say it was a mutual agreement, but I think she would have kicked me out the house eventually and made me come over anyway. Ha detto che è molto contenta, che è stato un accordo mutuo, però che forse anche lei lo ha spinto un po' a venire in Italia. Middleton, quindi, dopo l'esperienza greca, è venuto a giocare a Trieste, è stato confermato per l'ennesima volta sia dai dirigenti sia anche dall'allenatore Tanjevic che sarà il primo americano della Stefanelli. Cosa ci può dire della sua esperienza in Grecia? My experience in Greece, I had a nice time in Greece. I played with the team, I liked the guys a lot. I learned a lot last year about European basketball, just in general. It was very entertaining to me. Dice che è stato molto bello sotto il profilo così umano, infatti ha conosciuto della gente nuova e dei bravissimi compagni di squadra ed ha imparato molto del basket europeo, così è entrato in questo mondo del basket europeo. Il messaggero Roma è riuscito a annullare il suo primo risultato positivo di questa annata, cioè il passaggio del primo turno. Si è trovata davanti una Stefanelli molto dura a morire. Beh, questo era un girone durissimo, basti pensare che c'era la finalista lo scorso anno all'Enimont, che c'era l'altra squadra di Livorno che si sa con quale animosità gioca sempre, e poi questa Stefanelli che è un quadro da appendere, secondo me, nella stanza principale, nell'aula magna della Paragonista italiana, perché una squadra che gioca un basket piacevolissimo e che soprattutto mette in evidenza questi ragazzi immaginati ancora prima che forgiati da Tanjevic e poi appunto forgiati e ragazzi che credo che un tipo come Cantarello sia invidiato da tutte le squadre di Serie A, e una squadra che è passata adesso momenti difficili ma che ha avuto anche un grande presidente, bisogna dirlo, che non ha ascoltato nessuno se non la propria convinzione, la propria coscienza e la fiducia nei suoi uomini, e io credo che una cosa di questo genere sia da portare ad esempio a tutto quanto il nostro mondo.
riceve Smerk, vediamo se cercherà la soluzione contro lui. Mentasti contro Lockhart, tiro da tre, sbaglia, lotta sotto canestro, ancora però la Jolly a recuperare questo pallone, un minuto e mezzo alla fine. Nettamente superiore sotto canestro la squadra Buonamico, sbaglia, c'è ancora un fallo però di Mentasti su Lockhart. 1 minuto e 15 secondi al termine, la Stefanel probabilmente deciderà per andare all'1 più 1. E quarto fallo. 1 minuto e 15 secondi al termine. Per Lockhart è un pallone che scotterà sicuramente, ma Marco di solito nei tiri liberi molto preciso. E sbaglia però, sbaglia Marco, una palla che potrebbe significare la partita. Fumagalli, stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco, anche per Jolly questa è una palla importante. Buonamico, attenzione, si alza, tiro e sbaglia, lotta sotto canestro, tiro sbagliato da Fox, rimbalzo di Larry Middleton, vediamo, Terry Tyler segna e c'è anche un fallo da parte di Fox, il quinto fallo di Fox. C'è ancora un tiro libero per Terry Tyler con un punto di vantaggio in favore della Stefanel. Vediamo, c'è, non c'è minuto di sospensione. 43 secondi alla fine, realizza Terry Tyler, più 2. In attacco Jolly, assordante, il tifo triestino, Buonamico, uno contro uno con Sartori, penetra, 21 secondi alla fine, sbaglia, lotta sotto canestro, riprende ancora, vediamo cosa succede, fallo, c'è un fallo, 21 secondi al termine, la Stefanel avrà la possibilità di avere l'ultima palla di questa partita, visto che mancano 21 secondi al termine, però vediamo chi va ai tiri liberi, no, rinuncia ai tiri liberi, attenzione, Jolly rinuncia ai tiri liberi e fa molto bene, perché in caso anche di realizzazione di entrambi i due tiri liberi la Stefanel avrebbe la possibilità, probabilmente cercherà il tiro a tre punti. Mentasti, 15 secondi a termine, Mentasti pressato da Bianchi, cambio di marcatura, Fumagalli e Bianchi, Buonamico, attenzione, si libera da tre punti, tiro, sbaglia, lotta sotto canestro, termina, vittoria Stefanel per 76-74, gioia da parte Tagni, invece prima vittoria, bellissimo, abbiamo Mauro Sartori, autore di 13 punti, è stata una partita incredibile. Ho fatto quello che dovevo fare, è stata fortuna e sono stato aiutato dai compagni ovviamente. E tu esordi in Serie A? Sì, il mio esordio, e spero che continui così, anzi meglio. Qual è stato il momento più difficile, gli ultimi due minuti? No, solamente durante la partita non ho avuto nessunissima paura. I momenti più difficili sono stati quelli qui, per sbaglio ho dato una spinta a Buonamico, il quale io considero un grandissimo giocatore, quasi un mito, io lo vedevo quando ero piccolo. E mi ha detto adesso ti spacco i denti, io sono rimasto male. Oh,
Middleton, un secondo, tira da tre, sbaglia, recupera Tyler, sbaglia ancora Tyler, Zarotti contro Vrains, sbaglia Zarotti, un rimbalzo per Vrains che poi si vede strappare la palla dalle mani, Middleton lotta e rissa sotto i canestri, Tyler alla fine può andare a schiacciare. Bowen, un vero castigo di Dio con i suoi 26 punti, nell'ultima azione è riuscito a realizzare, nonostante il doppio intervento di Tyler e Cantarello, è andato molto bene a canestro, Piluti mi sembra che sia scivolato, deve essere successo qualcosa perché ha dato la via libera l'avversario. Ora ci sono i due tiri liberi a Davide Cantarello e bisogna realizzare tutti e due, perché anche segnando un canestro solamente la Clinis potrebbe mantenere il possesso di palla e vincere la partita. Segna il secondo Cantarello, un punto di vantaggio, la squadra del Pistoia non potrà mantenere la palla fino alla fine e la Stefanel non dovrà sbagliare, diciamo di fare un fallo, ma solamente a pressare, costringere magari a un passaggio, un brutto passaggio. Rowan, 20 secondi solamente al termine, pressing ora dalla parte della Stefanel, disperato, attenzione, fugge e c'è uno, attenzione, 9 secondi, subisce un fallo, Lockhart a 7 secondi da fine, l'1+1, e Lockhart ora ha in mano la partita, c'è l'1+1, quest'anno è un panchinaro Lockhart, però un giocatore di razza. Segna il primo, è parità, non è finita, bisogna stare molto attenti al contropiede, ci sono ancora 7 secondi da giocare, sbaglia il secondo, Terry prende il ribalzo, deviazione, Cantarello, 4 secondi, sbaglia, ribalzo Italia e vince la Stefanel, vince la Stefanel! A un secondo a termine, 76-74 con Tappini, Terry Tyler, pubblico tutto in piedi, vittoria meritata da parte della Stefanel, Terry Tyler 26 punti, miglior giocatore della Stefanel, lunghi abbracci da parte del pubblico, Terry Tyler si è riscattato con un tapin meraviglioso, avete visto, ora inquadrato il pubblico festante, Puccia è andato anche lui a congratularsi, tutto il pubblico per Terry Tyler. Venti, ripeto, 85-79 Stefanel. È buono anche il secondo, la Stefanel deve amministrare 5 punti di vantaggio. Piluti contro Scarnati, supera metà campo, Piluti da Middleton contro Milani, cerca l'uno contro uno, affonda, è stoppata violenta da parte di Dawkins, però Piluti in qualche maniera mantiene il possesso di palla. Middleton da tre, uccide la partita, se segna, no, va fuori. E il pubblico non è che abbia accettato questa soluzione da parte di Larry Middleton. Fallo di Dawkins. Fallo di Espici. Vediamo. L'arbitro ha deciso che il fallo è volontario e Dory Dawkins deve uscire dopo aver realizzato 19 punti.
giovani come questi entreranno, state certi che la Stefanel può ambire non solo ai playoffs, ma pure allo scudetto tricolore, come minimo. Ancora 12 minuti e 20 secondi al termine. Tyler fa saltare Garrett, poi tira e segna, immenso. Gioca con una semplicità disarmante Terry Taylor. Lotta, difende. Garrett chiama la palla, sempre in anticipo. Tyler è un mostro di difesa, Tyler. Buon amico, però colpisce, sbaglia. E c'è un fallo di Garrett che ha spinto da Terry. È un'azione da moviola, da mettere in cineteca. Un minuto e 4 secondi al termine. Anchisi, Sapeton da due punti non tira. Anchisi, presentazione di Anchisi, stoppata, no, buono canestro. E 54 secondi alla fine, la Stefanel indietro di un punto. Bisognerebbe andare al tiro prima dei 30 secondi per avere poi la possibilità di avere ancora un possesso di palla. Pilutti, Cantarello subisce un fallo. Vediamo in fase di tiro, no, 1 più 1, due tiri, vedremo cosa decideranno gli arbitri. 1 più 1, è classico, 1 più 1, 37 secondi alla fine. Davide Cantarello non vuole tirare, poi Tanjevic gli dice di tirare. Deve riscattarsi Davide Cantarello. E segna Davide. Crescere bisogna anche superare questi momenti. Davide, soprattutto Tanjevic, ha deciso di andare a tiro. Se due su due, vediamo, due tiri, un punto solamente, un punto solamente. Benissimo, due tiri liberi realizzati, vantaggio della Stefanel 90-89, 31 secondi al termine. La Braga non potrà mantenere il possesso di palla fino alla fine. Ci sono circa 6 secondi poi di tempo per la Stefanel. Fallo di Maguola, non ci voleva questo fallo, perché vedremo cosa deciderà. E c'è un time out, fallo di Stefano Maguolo. Non ci voleva questo fallo, perché ora Cremona sicuramente non andrà ai tiri liberi. Vedremo, decidono di non tirare la squadra cremonese. Momento particolarmente difficile, un punto solamente di vantaggio per la Stefanel, però ci sono ancora 23 secondi al termine della partita e il Cremona avrà l'ultima palla. Peccato veramente, pensando al precedente tiro sbagliato da Cantarello, non vogliamo addossare a lui la colpa, ma certi casi sono molto importanti. Soprattutto a due minuti alla fine. Vediamo, probabilmente si potrebbe andare anche, no, il fallo sistematico no, di sicuro, perché la Stefanel è solamente un punto di vantaggio. 15 secondi ai termini, Anchisi. Vediamo, esce da blocco, Grendolo contratto da Sartori, qualche difficoltà, vediamo, tiro da parte di Gregola, forse inflazione di passi, stoppata, palla coperta a Stefanel, 2-1 secondo, ha vinto 90-89 la Stefanel con la stoppata di Terry Tyler, riesce a vincere la partita, bravo Terry, è stata la grande partita sua, tutti abbracciano Terry Tyler a metà campo, è stato decisivo e anche Tanjevic è andato a congratularsi, si conclude quindi la partita con la terza vittoria consecutiva in trasferta da parte della Stefanel, 90-89 in questo campo difficilissimo di Cremona. Un minuto di gioco, Trazzon, Cantarello e inneggia la marcia trionfale, Moro Sartori da tre sbaglia, rimbalzo da parte di Sceni che devia sul fondo, no, c'è stata deviazione di Cantarello, ora il pubblico triestino inneggia la marcia trionfale dell'Aida. Non era mai successo finora, perché sì, a parte Gorizia, blusa amarello, fallo di Pilutti e grido della curva triestina, in A1 si va, qualche fischio ma non troppo da parte del pubblico veronese. Blusa amarello realizza,
45 secondi alla fine, 90-77, 90-78 dopo questi due tiri liberi realizzati. Fallo intanto dei Sceni per Ras Sceni, questo è il suo quarto fallo. 1 più 1 e Cavazzon va all'1 più 1. Ottima la partita di Pilutti che, se non sbaglio, ha realizzato 25 punti. Sbaglia l'1 più 1, Cavazzon, non c'è gloria per giovane Graziano. Usa Marello, tiro da 3, forzatissimo, rimbalzo da parte di Sceni. Fallo, vediamo di chi, di Davide Cantarello, 34 secondi alla fine. E Tyler tutto sorridente per questa partita, in merito di tutta la squadra, di tutti i giocatori che sono scesi in campo. Bellissima la prestazione della Stefanelle, speriamo veramente che mantenga questa forma anche nelle prossime partite. La prossima partita la Stefanelle giocherà a Pavia contro la Annabella e sarebbe un peccato sprecare il tutto con una sconfitta magari a Pavia. 30 secondi al termine. Cantarello, 90-80, vediamo Sartori da fuori a tiro da 3 punti da parte di Graziano Cavazzon e anche lui realizza addirittura una bomba da 3 punti. 93-80, 15 secondi al termine, vediamo il tabellino marcatori. Intanto Moretti tira da 3 punti e sbaglia, rimbalzo da parte di Mosetti che realizza, c'è anche un fallo da parte di Mauro Sartori. Vediamo il tabellino marcatori, Middleton 15 punti, Pilutti 25, ottima la sua prova contro Brusa Marello che ha segnato 18 punti, quindi abbiamo Bianchi 12, incredibile anche la sua prestazione, Tyler 15, Cantarello 13, Maguolo 4, Sartori 9 punti. Palla persa da parte di Stefanel che praticamente non gioca più, 3 secondi al termine, 93-83, Brusa Marello se sbaglia e si conclude con la Stefanel che ha vinto molto molto bene per 10 punti, 93-83. E vediamo che i giocatori triestini sono andati verso la curva dei tifosi triestini. Vediamo Sandro Gamba, abbiamo qui al termine dell'incontro, siamo Teleantenna di Trieste. Un'ottima prestazione da parte della Stefanelle che ha messo in mostra i giocatori italiani come Cantarello e Pilutti. Sicuramente i due che hai nominato hanno fatto una partita molto positiva sul piano atletico e sul piano tecnico. Hanno giocato bene anche col cervello perché non hanno mai perso la testa anche nei momenti difficili della partita. E 16 secondi alla fine, concentratissimo Stefano, segna anche il secondo, parità 79-79. Della Valle, giocatore più pericoloso con i suoi 18 punti realizzati. Deviazione di Pilutti, Copicchi contro Maguolo, cerca l'uno contro uno, cerca il fallo, non trova. Stoppata incredibile, valido il canestro di Dawkins e l'arbitro, peccato veramente, e vantaggio Ipifin 81-79, però incredibile gesto atletico da parte di Terry Tyler. L'arbitro con un momento di ritardo ha considerato valido, anzi non valido, Tyler risponde subito però sbaglia, rimbalzo per il Cantarello che va a schiacciare, c'è un fallo! Fallo di Morandotti, parità 81-81, tiro supplementare per Cantarello, 2 minuti e 35 secondi al termine. Forza Davide, non c'è nessuno rimbalzo da parte di Stefanelli. Vantaggio Stefanelli, 82-81. 2 minuti e 33 secondi alla fine. Partita completamente aperta.
Della Valle cerca Dawkins, si libera Dawkins, scontro fra i due giocatori, Copicchi stoppato da parte di Davide Campanello, però c'è un fallo dello stesso Davide, cade a terra Claudio Pilutti, ci sono grosse scintille nell'area di 3 secondi. Peccato veramente, non ci voleva il fallo anche di Davide, d'altra parte ha cercato tutte le maniere di contrastare Copicchi, che ha realizzato la sua, ha realizzato 17 punti. Ora ha diritto ancora un tiro libero, un punto di vantaggio Ipifin, 83-82. Guerrieri, dal primo all'ultimo minuto, si trova in piedi davanti alla sua panchina. 2 punti di vantaggio Ipifin, 2 minuti e 14 secondi alla fine. E ora ci vorrebbero i punti di Claudio Pilutti. Tyler. Cantarello subisce un fallo, 1-2 falli, si alza, tiro, baglia, incredibile gli arbitri. Non è che voglio accusare la copia arbitrale, hanno lasciato giocare entrambe le due formazioni. D'altra parte negli ultimi minuti bisognerebbe fischiare un po' di più. Copicchi cerca Dawkins, 1 minuto e 40 secondi alla fine, si libera Morandotti, stoppata da parte di Cantarello, considerata valida. Pilutti, Tyler si alza, si avvicina al canestro, sbaglia un tiro, un rigore, peccato, era il pareggio, 1 minuto e 23 secondi alla fine, peccato veramente, è stanco per l'Italia. Non è finita ancora. Della Valle. De Valle penetra, fallo forse, non c'è fallo di Della Valle su Italia. 1 minuto e 2 secondi alla fine, 4 punti di vantaggio Ipifin, 86-82, e la Stefanelli prova ancora. Tiro da 3 da parte Pilutti, sbaglia, ma ora è inquadrato il pubblico. Non so se era la cosa migliore quella di tirare da 3 punti, d'altra parte è stata una scelta del giocatore, dobbiamo rispettarla. 35 secondi, probabilmente è fatta per l'Ipifin. Palla recuperata intanto di Stefano Maguolo, che devia, si lotta, deviazione per la squadra dell'Ipifin. E la partita è terminata qui. 27 secondi al termine, 86-82, la Stefanelli ha lottato veramente, non è riuscita a vincere, fa niente, ci sarà la partita domenica prossima contro la squadra del San Benedetto Gorizia, però la squadra della Stefanelli ha dato tutto quest'oggi, è stata avanti nella partita per tantissimi minuti, più dell'Ipifin Torino, qualche errore nel tiro negli ultimi minuti ha dato possibilità all'Ipifin di portarsi avanti di 4 punti. Mai l'Ipifin ha avuto un vantaggio superiore di 4 punti, mentre la Stefanelli ha avuto anche 8-9 punti di vantaggio nel primo tempo. Si riprende a 26 secondi, 8 decimi del termine. Ovviamente la Stefanelli mantiene il possesso di palla. Della Valle, 20 secondi, Pilutti lotta, però mantiene molto bene il possesso di palla Della Valle. Guerrieri mantiene il possesso di palla. Quindici secondi al termine. Non va il tiro libero, Dido Guerrieri fa bene. Perde la palla, la palla viene riconsegnata l'Ipifin, la palla l'aveva persa, però per essere sincero c'era anche un fallo su di lui. Gli arbitri come sempre cercano una soluzione diversa. Fallo di Davide Cantarello, 8 secondi al termine. Nella partita di andata la squadra di Torino aveva perso con margine di 4 punti.
82-88, quindi sarebbe anche il caso di mantenere questo passivo di 4 punti. Milani tiene possesso di palla, perde, finisce la partita, termina la partita, non è buono questo canestro, 86-82 termina la partita. Lippi fino a un passo da Serie 1, ma anche la Stefanelli. Stefanella era, non era stata data dalla, come squadra favorita, e difatti vediamo Sergio Posar che si abbraccia con Taricone e anche Federico Zini verso Posar che dice di stare calmi, ma come si può stare calmi a 24 secondi a termine con 15 punti di vantaggio. Ferroni al tiro libero segna anche il tiro, primo tiro, scusate, no, era buono e difatti è stato convalidato. Calazzon, ultimi 22 secondi, vediamo, supera metà campo, Sartori tiene possesso di palla, quindi ormai si aspetta solo il fischio finale, fallo su Gregor Fucca, Gregor vuole mantenere possesso di palla per concludere col pallone in mano, e invece è Gregor, si arrabbia con Zovato, ha deciso lui, vuole finire col pallone in mano, come i grandi. 9-8, vediamo Cavazzon, chiama la palla, Fucca, deve andare al tiro, tiene possesso di palla, tiro e alle stelle, termina e esultanza incredibile nelle file della Stefanel che vince il tricolore. Vedete dalle immagini un ammasso di gente insieme al suo allenatore Zovato, stanno soffocando lì sotto. E vediamo Stefanel, campione d'Italia, under 20, grossa soddisfazione per Trieste tutta e soprattutto per Giuseppe Stefanel al suo primo scudetto. Miglior marcatore figlia Stefanel, Fucca con 25, quindi abbiamo Cavazzon 18, Sartori 22, Volpis 9, Tarriconi 7, De Paul 10, Pasquato 2 e Pernic 4 punti nelle file della squadra del Rimini, che ha giocato benissimo il primo tempo però ha ceduto nel secondo tempo, e da sottolineare la prova di Myers con 26 punti. E con questo è tutto, e proprio sulle note della musica Momenti di Gloria c'è questa grande soddisfazione per i giocatori triestini, che va giusto coronamento. Ora Mauro Sartori che va a abbracciare Renzo Crosatto, giusta grande soddisfazione per il sodalizio triestino. È iniziato in una maniera incredibile questi anni 90 per la Stefanel, conquista dello scudetto, della promozione di Serie 1 dalla B1 a Serie 1 in due anni, partecipazione per prima volta ai playoff. Cosa vogliamo di più? È arrivato questo scudetto incredibile, non ha mai perso, 6 partite e 6 vittorie da parte della Stefanel in questa fase finale. E ora entrano anche le coppe, esultanza e applausi da parte del pubblico di Forlì. E proprio il pubblico di Forlì aveva salutato un grande applauso la Stefanel nei primi di gennaio, quando aveva sbancato Forlì, e da quel momento la Stefanel ci ha creduto nella promozione, che poi alla fine solamente nell'ultima giornata è arrivata. Can you dig it?
come out, the message you're all about. Right on. Sai, questa è la felicità, la più preziosa che posso darvi, se viene, dico solo 120 euro. Devi fare 10 anni ancora. No, siamo in 3. What was that? The cost of the fur is about 120 million lira. So that's now, take it off. Who's the captain? Who will come out? The message you're all about. Da quando ho iniziato a giocare per la canestro è stato sempre la prima donna, non nel senso negativo, ma perché si distingueva nei confronti degli altri. Ti ha pesato qualche volta? Mi ha pesato adesso, mi pesa adesso in quanto non ho capito certi valori che sono importanti per proseguire. Infatti a Mestre ero prima donna anche perché avevo un presidente che puntava tutto su di me, per cui è stato un po'... Sì, è stato bello da parte per me perché appunto avevo gente che si fidava, avevo il presidente soprattutto che anche se giocavo male mi dava sempre la pacca sulle spalle, mi diceva di proseguire bene. Per cui è stato un po' anche un buon bene per uno che inizia a continuare. Però dall'altro canto è stato male perché tante volte doveva tirarmi una pedata e dirmi non devi giocare così e mettermi di fronte alla realtà della partita giocata male o del fatto successo. How is it tall? 1.95. Oh, he's 6'3. He's 6'3. You're 6'3. I buy him 6'8. We're tall. He's a 6'1, 6'2. Okay, very tall. Yeah, you can jump over the motherfucker. Very tall, 6'7. 6'7. Maybe 6'8. No, 6'8. Okay. No. 6'5. No, we agree on 6'5? And then after Pilou. Pilou contro Casarini. Non c'è miglior modo di migliorarsi che avere un giocatore forte contro. E Terry Tober. Tober. Lui. He likes a He likes to be on the court, he likes to dunk. Not a good outside shooter, but... È stato bene di fare un regalo ai tuoi compagni, vediamo un po' di scegliere, no? A questo a chi lo dedichiamo? Però a Larry. A Larry? American figo, proprio, è proprio più adatto, senz'altro. Hai già visto qualcos'altro? Sì. Questo io lo darei subito a Daccio, perché veramente prendersi quello che si è preso lui, che come ha avuto sfiga, veramente. E a Tanjevic cosa diamo? Ah, Tanjevic. A Tanjevic è un po', poi bisogna essere un po' diplomatici perché sennò ci sono un po' incerto. Cioè, no, già giochi poco e dopo giochi ancora di meno. Adesso la facciamo. No, penso che potrei scegliere questo se continuiamo a perdere in classifica, però forse si adatterebbe più al presidente che a Tanjevic. Mi so sei di... Questo devo prendere senz'altro per Fucca. Perché? Perché lui è veramente un figo e poi anche gasato. Aspetta, ho visto uno. Ecco questo qua. Questo qua lo facciamo a Magoglio. Così saranno contenti tutte le ragazze di Trieste. Mm-hmm.
lot of dollars. Which is a different, the difference from you and my show. I don't want to talk about the difference, me and Brian Shaw had money. I think on the court, the difference, I really can't see a difference there either, except he's taller, you know, and he's a good player. I respect him a lot, you know, his experience, you know, he played 1 year in the NBA, which was valuable for him, the experience. It taught him how to play the game a lot better, because in college it was a different story, you know. Prova a dire in italiano, noi saremo promossi in Serie 1. I can't say this. No, there's no way. There's no way anybody can say this. You know, oh, ciao ciao a tutti i triestini. Ok, poi mangiamo. Sartori, che effetto ti fa leggere il tuo nome sulla Gazzetta dello Sport, con un giornale importante, come uno dei giovani rampanti della Serie 2? Beh, è una grandissima soddisfazione, in quanto questo ripaga tutto il lavoro che ho fatto in questi anni. Poi tutti leggono il mio nome e sono contentissimi. Cosa si prova, specialmente a 18 anni, 17 anni, quando hai subito quell'infortunio al ginocchio? Si ha voglia tanto di giocare e poi... Ma io ho tantissima voglia di giocare sempre e in ogni situazione. Che il pubblico crede in me mi fa un enorme piacere, e quello che io vorrei è sempre comportarmi come domenica, vincere, giocare bene, fare sempre delle buone cose. Spero che la gente continui a credere in me. Cosa che vorrei dire è che giustamente sì, non le performance dei singoli giocatori, ma lo stato generale di salute atletica della squadra non è dato soltanto dal lavoro del preparatore atletico, ma dal carico generale atletico che sopportano questi giocatori, che è dato anche dalle stesse sedute di tecnica che fanno con Tanevic. Ed è appunto la mole globale del lavoro che svolgono nella settimana, che potremmo dire il microciclo settimanale, che li porta, assieme ovviamente anche alle sedute delle quali mi occupo personalmente, che porta i giocatori ad avere un certo smalto atletico. Prova a fare una cosa, chiudi gli occhi e vediamo dove vorresti essere in questo momento. In questo momento, senza ombra di dubbio, in un'isola tropicale. In un'isola tropicale a scelta, non ho preferenze, per trascorrere 2 settimane in completo relax. Però questo so che rimane solamente un sogno. Prova a pensare un momento, giocare in una squadra di Serie A2 all'ultimo posto in classifica. E sarebbe molto 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 più triste e molto molto più faticoso, perché quando le cose non vanno bene tutto diventa più difficile in campo e fuori dal campo. Perciò è davvero un grosso vantaggio essere primi in classifica, e speriamo di riuscire ad arrivare a fine campionato sempre a questi livelli, perché sarà una gioia per il pubblico, ma lo sarà anche per noi. Non so se ti sta bene questa affermazione da parte del presidente Stefanelli, quando qualche anno fa ha detto: porto a Trieste Davide Bianchi perché uno che lotta fino all'ultimo pallone, e ci ha detto per sul fondo schiena. Ma forse il presidente ha ancora in mente quella partita che
Ho disputato 2 anni fa a Varese contro la Stefanelli, in cui realizzai 40 punti con grandissime percentuali. Forse quella partita lì ha colpito, perché fu forse la mia miglior partita da quando gioco in prima squadra. Quindi il presidente è anche una persona molto competente dal lato sportivo, e quindi penso abbia apprezzato quella prestazione. Qual è la tua prima caratteristica come giocatore di basket? Ma io penso il carattere. Questa è sempre una dote che mi hanno portato tutti ad esempio. Penso che il carattere sia quello che mi permetta di fare quello che riesco a fare. Apriamo questa scatola magica di Walter Kratowski e vediamo cosa c'è dentro. Cosa c'è dentro? Ma niente, un po' di tutto, un po' di aspirine, delle creme, delle vitamine che poi loro mi chiedono. Ogni allenatore ha le sue cose, no? Mi sembra un altro allenatore dove tu dovevi avere sempre le caramelle, non in tasca. Allora sì, per Tani ci devo avere sempre le caramelle, assolutamente sempre quelle, no? Al mentol, perché sennò lui la mattina si sveglia senza voce, no? I Lombardi invece devo aver tutto quello che lui mi chiedeva, no? Tutto quello che mi chiedeva, devo aver tutto. E avevo anche il pettine, mi ricordo, ecco questo qua, lui non aveva mai un pettine. Voleva comprarselo. Non voleva mai comprare, lui per comprare non voleva mai comprare niente. Allora un giorno mi dice, beh, prestami un pettine, no? Avevo un pettinino sempre messo lì, come ho tutte queste cose, no? Allora finito di pettinarsi, fa, allora Bubu, che bello questo pettine, il sosso è di Ricky Oeser. Beh, io per mezz'ora correvo per la palestra perché volevo uccidermi. Ecco, ricordiamo, perché Ricky Oeser purtroppo aveva perso i capelli. Appunto, siccome aveva perso i capelli, ho detto, beh, me li ha regalato Ricky Oeser, questo mi è corso dietro. A scuola, quanto avevi in condotta? Ma in condotta avevo 9. Sì, il discorso della condotta è perché qualcuno dice che in campo non sei tanto cattivo. Ma in campo non sono tanto cattivo, eh. Questo lo dicono molti, a me sinceramente questo dà un po' fastidio, però insomma, non mi interessa quello che dice la gente. Io, l'importante è che dopo una partita personalmente mi sento bene, poi gli altri non mi interessa. Adesso facciamo tremare il presidente Stefanelli. Vediamo, fra qualche anno arriva dall'America, come è successo a qualche giocatore jugoslavo. Vogliamo Cantarello, cosa fai? Cosa faccio? Beh, sicuramente, anche se non succederà, magari succedesse, e io sinceramente penso che andrei in America. Però è una questione di soldi, secondo te, o solo una questione puramente di aspirare a giocare in America? Beh, sicuramente anche una questione di soldi, insomma, è inutile che diciamo, sì, esperienza di vita, cioè, è anche di soldi. Benissimo, questo è un messaggio, quindi al presidente, la scadenza del tuo contratto il prossimo anno? Sì. Ecco, dovete già discutere con Davide, perché no, poi più. Non è un problema. Vantaggio, quindi giocare da protagonista in una serie inferiore, o forse meglio fin da giovane giocare in una squadra come la Stefanelli, magari fare tanta panchina? Ma penso che a quell'età che io ho giocato in Serie D e Serie C sia molto importante anche esprimersi a livello in una divisione nazionale, e in quanto giocare sempre a livello giovanile, dopo solo esprimersi in Serie A può essere una difficoltà maggiore, e quindi ho avuto la fortuna già a 15 anni di giocare in Serie D e successivamente anche in C contro gente già più anziana di me, e quindi ho sviluppato tutte le mie caratteristiche, penso, maggiormente. No, hai fatto qualche partita buona, molta panchina. Ti ricordi una gratificazione particolare, non dico di Tanjević, che lui è sempre parco in questo tipo di genere, ma magari di qualche tuo compagno che ti ha detto, sì, hai fatto una buona partita? Sì, anche contro la Garissa di Livorno, che ho giocato quasi 20 minuti, e ho visto molto attaccamento dei miei compagni, anche di Tanjević, devo dirlo.
e mi ha fatto molto piacere e vedo appunto che siamo un bel gruppo, molto amici e siamo molto giovani, quindi stiamo benissimo. Tu hai iniziato a giocare playmaker, se non sbaglio, ora qual è il tuo ruolo? Io ho cominciato a giocare playmaker, poi l'altro anno ho cominciato a giocare da ala, anche perché ero robusto, più robusto fisicamente dei miei avversari, più alto. E adesso pian piano cerco di adattarmi al ruolo di guardia. Che sensazione hai avuto quando il pubblico ti ha accolto in quella maniera? Io dico che è una sensazione bellissima, cioè, penso che sia una cosa che per un ragazzo della mia età penso che sia il massimo. Cioè, io gioco a pallacanestro da 11 anni e vedere quando arrivi qua e vedi che non so, tutti quanti ti battono le mani, così per me è il riconoscimento più bello che si può avere, secondo me. E entra in campo Sandro De Paul, numero 12, è del 72, ricordiamolo, questo giocatore, una promessa, fa parte anche della squadra dei cadetti della nazionale, lunghi applausi da parte pubblica. Se dovessi scegliere, è meglio fare l'allenatore o il dirigente? È una domanda difficilissima, perché poi fra le altre cose nel mio passato sono stato anche allenatore e abbastanza a lungo. Forse è meglio fare l'allenatore. Perché? Perché trattandosi, beh, chiaro, uno lo deve sempre fare assumendo le responsabilità delle proprie scelte, però credo che il fare l'allenatore consenta alcuni scarichi di tensione che al dirigente non sono consentiti. Ci sono delle affinità fra trevigiani e triestini? Ma direi che c'è una certa affinità. Tu mi fai la domanda in senso lato o nel senso in qualsiasi di... senso? Ma sì, forse direi di sì. Per esempio il tenore di vita molto alto, l'eleganza soprattutto delle donne e direi anche la bellezza delle donne. C'è una certa affinità fra Treviso e Trieste. Genoa, Piluti che gioca playmaker, secondo me Piluti sta facendo un campionato fantastico da convocazione nazionale, perché non sbaglia una partita, non sbaglia niente, è veramente eccezionale, quindi non è che è una punizione per me stare seduto a vedere Piluti giocare, anzi per me a me va bene così, in quanto posso imparare moltissimo da lui, che è un grandissimo talento e mi sta insegnando come si fa a giocare playmaker pur non avendo mai giocato in una maniera un po' diversa da quello che ero abituato a giocare io. Fucca? Il ragazzo puro sangue, alto 2,9 m per soli 80 kg, infatti soprannominato Manute Ball, e deve lavorare pesantemente con i pesi, infatti lavora circa dai 20 ai 25 minuti al giorno. Hai cambiato la tua filosofia come coach dopo questo incontro con Tanjevic? Ma diciamo, io sono un po' il frutto, avendo diciamo, completato da qualche anno tutti i vari corsi che la Federazione Italiana Pallacanestro richiede per ottenere i vari tesserini, sino a quello di allenatore nazionale che ho raggiunto 3 anni fa e che mi consente di allenare in Serie A. E dico, sono un po' figlio della programmazione tecnica voluta dalla federazione, cioè molta teoria sugli esercizi, allenamenti molto diciamo così preparati a tavolino. E onestamente devo dire che, pur conoscendolo già dai 2 anni prima, dove avevo comunque collaborato con lui negli allenamenti mattutini, l'impatto con Tanjevic all'inizio è stato un po' traumatizzante per me, perché lui ha un tipo di allenare completamente differente, un modo di allenare, un sistema di allenamento completamente differente. Noi lavoriamo molto poco, per quanto riguarda il lavoro di squadra, molto poco sugli esercizi, su quelle che onestamente secondo me rischiano di diventare delle coreografie, e lavoriamo molto sul senso della pallacanestro. Ovvero sull'estremo senso della pallacanestro, sulle cose importanti. Cioè lui è un grande allenatore perché ha un grandissimo senso della pallacanestro, secondo me. E questa è una cosa che io spero di aver imparato e di continuare ad imparare nel corso degli anni.
giocatori? Sono tutti caricati. Pirutti in maniera particolare, perché non dimentichiamo che Pirutti è da queste parti, è nato da queste parti, c'è già dei parenti che lo stanno guardando, quindi lui farà una grossa partita. Poi i due americani non si discutono, Terry e Larry se lo danno sempre il massimo, Terry soprattutto è quello che ogni partita dà l'anima, quindi vedremo una bella partita, sicuramente venderemo cara la pelle. Questi arbitri questa sera danno una certa garanzia? Sì, sì, sono due arbitri che noi avremmo voluto in trasferta, non dimentichiamoci, sono i due arbitri che ci hanno arbitrato anche a Forlì, dunque sono arbitri che ti garantiscono il risultato se lo meriti, certamente non fanno i canestri al posto della squadra, però sono due arbitri che vai in campo sicuro che se c'è da fischiare, fischiano indipendentemente dall'ambiente. Tu sei nato subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, cosa ti ha lasciato nel tuo carattere tuo padre? Ma io direi il credo, perché bisogna cominciare a combattere senza i fucili e sognare di abbattere una strapotenza mondiale, e questo mi rimane probabilmente come la più cara eredità, credere di poter fare. E io credo sempre che le cose siano possibili, basta volerli così, desiderarli così fortemente, si possono raggiungere. Più facile educare i figli o tenere, diciamo, gestire una squadra? Ma educare i figli è una cosa che io tento di fare in modo invisibile, direi, come d'altronde faccio anche con i giocatori, parlando di terze persone o di cose belle vissute o viste, eccetera, eccetera. Cerco di fargli apprendere cosa sia quello che sarebbe crescita di etica di un uomo, eccetera. Allora non uso nessun metro particolare in questo, in senso che non sono rigido, non sono rigido, sono stato lasciato crescere abbastanza bene dal mio padre, mi ha lasciato di fare decisioni da prima gioventù, da solo, a prenderli, cominciando di scegliere di andare all'università di Belgrado, pur avendo università a Sarajevo, dove vivevamo allora. Poi la decisione di fare professionista allenatore nel 71 era una cosa come se, non so, decidessi oggi di fare, non so, programmatore per la NASA e vivere in Italia e aspettare di guadagnare di questo. E allora era una grossa decisione a 24 anni, poi mi sono sposato a 22 senza chiedere opinione, e sempre dunque. Allora cerco anche con i miei figli che loro prendano le proprie decisioni già da prima età. Questo stesso applico anche con i giocatori, gli do grosse possibilità di prendere, decisioni loro, e così maturano più presto e così diventano più forti uomini e giocatori. Thank you.
Thank you.
Il presidente ti aveva chiesto, quando ti ha ingaggiato, di portare la squadra in Serie 1. Sì, sei arrivato un po' in ritardo. 4 anni, Dio buono. Anche lui ha avuto una bella pazienza. Ma ti ha chiesto la Serie 1 o magari arrivare nei primi 4? No, lui mi ha chiesto esattamente, scusa, ieri? Non mi resta ieri. Tu di solito hai detto all'inizio della stagione normalmente Serie 1, perché? No, non ho detto normalmente Serie 1, ho detto normalmente Scudetto. Ah, Scudetto. Perciò non abbiamo finito campionato ancora, è vero? No, no. Adesso viene il bello. Sì, adesso viene il bello. Qua Furlan, una domanda a Furlan adesso che è finito il campionato. Allora, com'è stata questa partita, Furlan? No, mi sono meritato questa promozione perché... Bella scherzetta, bella scherzetta! Quattro anni fa, quando eravamo a Bologna, erano momenti diversi, difficili, però la testardaggine e la volontà di riuscire alla fine ci ha premiato. Con questo non è che ci accontentiamo, vero ragazzi? Ma diciamo che nulla è vietato a questa squadra, nulla è vietato a un clima che credo sia stato veramente eccezionale durante questo periodo. È un clima veramente, direi, cioè si è sentito da lì dentro da parte di tutti i ragazzi. Io voglio ringraziare, oltre al pubblico che è stato meraviglioso, voglio ringraziare i ragazzi, voglio ringraziare tutto lo staff, sia gli allenatori, medici e tutti quanti, i miei più collaboratori più stretti da Crosato, Zini e Moreni. Ringrazio tutti e credo che speriamo di vederci magari il prossimo anno qua, è un'occasione ancora per festeggiare come questa qua. Con il prestito amico puoi prenotare subito l'abbonamento per la stagione 90-91 effettuando il pagamento in 6 rate mensili esenti da interessi. La soluzione è offerta dalla Cassa di Risparmio di Trieste a tutti gli sportivi che intendono partecipare al prossimo campionato di Serie A1.